certo, poi magari pensavo sul secondo palo da schema. È Pazienza che è rimasto a terra, questo contrasto con Taddei. Non c'è niente. Che va sul pallone, poi Pazienza riesce a calciare, rimpallo su Perrotta. Fare il pallone, a toccarlo per Amsic. Spazio per Maggio, buon pallone, Rise in scivolata, rimpallo che favorisce Maggio, attenzione, c'è spazio per il cross stavolta, pallone interessante, Quagliarella ha provato la semi rovesciata, pallone alto. Non era facile perché Burdisso insieme, più Burdisso che De Rossi, proprio non lo fanno, non gli fanno trovare la coordinazione giusta, il movimento è giusto suo, sul secondo poi rimane centrale, vediamo proprio Burdisso che da mestierante forse anche con il braccio lo ostacola più del dovuto e non riesce, ripeto, vedi, allunga un po' le braccia Burdisso, sì, qui cerca di colpire Quagliarella e la prova l'azione personale, Mexesi, interviene De Rossi, Perrotta a lottare, ancora Napoli però, attenzione, Rise tra due, si infila Quagliarella, Juan, tutto il San Paolo a protestare, attenzione, sta arrivando Rizzoli, giallo per Quagliarella, giallo per simulazione. Allora, da rivedere. Sicuramente Coppelli era anche vicino molto all'azione, Rizzoli un pochino più lontano, forse si era fermato l'episodio in mezzo al campo, ora lo rivediamo qui a terra, De Rossi in mezzo al campo, rivediamo poi l'azione. Quagliarella si era un po' disperata, aveva protestato molto, vediamo. Sicuramente Juan non tocca, sicuramente Juan non tocca il pallone e tocca l'avversario qui con un po' con la scivolata, tocca il tallone di Quagliarella, sì, in effetti vedi con il, sì, con sì, la il pallone gamba non destra, lo tocca, il pallone tocca non la tocca. Palla e prende la, il pallone non lo tocca. Avanza Gargano, riesce ad allargare dalle parti di Zuniga, lo tiene Motta, parte il cross di Zuniga, deviazione, Lavezzi prova a girarsi, tocco è fuori, Burdisso regolare il suo intervento, riparte l'azione della Roma, forse l'ultima chance.